Ciao a tutti, oggi sono qua per fare con voi un unboxing veramente molto ma molto speciale, perché mi è appena arrivata infatti la Haul Crate e io non ho mai ricevuto una box di questo tipo, quindi sono super entusiasta e curiosa di sapere che cosa ci sarà all'interno. Questa box mi è stata inviata direttamente dall'azienda appunto per mostrarvi in diretta il suo contenuto, e per chi non la conoscesse si tratta di un servizio appunto di box mensili, un po' come tipo la Kawaii Box. Ogni mese è un tema differente che si rifà ai generi dello young adult, quindi ci può essere il mese fantasy, distopico, retelling e così via, e all'interno della box troverete un romanzo young adult di questo genere, un romanzo appena uscito, quindi sarà in lingua inglese, e inoltre potete trovare tra i 3 e 5 oggetti ispirati a questo tema che si rifanno un po' al mondo dei libri, che ne so, possono essere segnalibri o tazze con una bella citazione. Per questo sono veramente molto entusiasta, perché a me piacciono da morire queste cose. È una box che viene spedita dall'America e a me è arrivata in circa 10 giorni, un paio di settimane. Vi lascio comunque tutto il resto delle informazioni qua sotto in descrizione, con annesso anche il link della Haul Crate dove potete sbirciare tipo i temi delle box precedenti e farvi quindi un'idea di quello che potreste trovare al suo interno e scoprire il tema del mese prossimo, nel caso foste curiosi di provare appunto questo servizio. Direi che ho parlato a sufficienza, apriamo questa scatola perché sono veramente troppo curiosa di vedere che cosa c'è al suo interno. Ta-da! Allora, in cima c'è una cartolina che penso rispecchi il tema di questo mese, infatti dietro c'è scritto ottobre 2016, Once Upon a Dream, quindi il tema di questo mese è questo. Allora, fra le prime cose vedo una cosa verde, che bello, io adoro il verde. Vediamo un po'. È un berretto! Che carino! Aspetta, tolgo un po' della carta. Eccolo qua, con una piuma rossa, che carino. Sì, penso sia un berretto. Cioè, che cos'altro potrebbe essere? Che carino. Mi sento molto elfo in preparazione di Natale, tipo piccolo aiutante di Babbo Natale. Magari non è neanche una berretta, io sto facendo disastri, ma non importa. Andando avanti c'è questo sacchettino veramente molto grazioso con all'interno quello che presumo essere un bracciale. È molto carino. C'ha il ciondolo con scritto Once Upon a Dream. Che carino. C'è anche il coso della... come caspita si chiama? Quello che non deve toccare Aurora la bella addormentata, insomma, se no cadrà nel sonno. Come caspita si chiama? Non mi viene in mente. Comunque... penso che voi lo sappiate o abbiate capito. Allora, il bracciale è fatto così. Ce la possiamo fare? Appunto, un ciondolo con scritto Once Upon a Dream, una pietrina azzurra e il coso che non mi ricordo come si chiama, della bella addormentata nel bosco, insomma. Che carino! Poi sta anche da Dio col mio maglioncino di oggi. Siamo in tinta, fantastico. C'è poi un'altra cosa verde per cui io impazzisco, ovvero il passaporto per Oz. Veramente molto carino, penso sia un notebook, sì. Quindi un quadernino piccolo fatto a mo' di passaporto per il regno di Oz. Veramente molto bellino. Tra l'altro all'interno è veramente fatto come un passaporto, cioè è veramente molto carino. Alle pagine a righe non so quanto si possa vedere, ma ci sono anche dei disegni e delle guide per viaggiare, diciamo, dei consigli di viaggio. È veramente carinissimo. Continuando, c'è invece una di quelle mega... come si chiamano? Oggi non mi vengono le parole, veramente. Graffa, ecco. Una grandissima graffetta. My heart is a tribe. Con sopra un bottoncino con i fiori, che carino. È fatta così, io la chiamo graffetta, non so se poi si chiami in realtà in un altro modo. Comunque le trovo veramente molto carine queste graffette grandi, perché io le utilizzo ad esempio come segnalibri nell'agenda d'anelli. Le utilizzo per segnare le varie categorie dell'agenda, così le trovo subito e le trovo molto utili. C'è poi anche la spilla con il tema di questo mese e dovrebbe chiamarsi arcolaio. Cioè, tipo, non doveva toccare il fuso, però penso si chiami arcolaio, oddio, non lo so. Perdonate. È un sacco che non guardo la bella addormentata nel bosco. Comunque, qua c'è anche una specie di segnalibro con una nuova serie. Il libro, che bello. Sono curiosa di vedere il libro, perché ancora non riesco a capire di che cosa si tratti, perché c'è ancora la carta sopra, quindi lo scopriremo insieme. No! Non ci posso credere! Questo libro era in wishlist! No, no, io non ci posso credere, veramente.
penso sia anche autografato, cioè c'è tipo il... una cartolina autografata. No, mio Dio, che cosa bella. Allora, io questo libro dovete sapere che l'avevo già visto, non mi ricordo se su Instagram o su Goodreads, e l'avevo messo subito in wishlist perché mi incuriosiva tantissimo. Non ci posso credere che sia arrivato con questa box. Allora, il libro, aspettate, è questo qua, Was in the Night. Che bello, ha la copertina tipo vellutata che io adoro tantissimo, dietro un po' rossa così, adoro immensamente. È semplicemente nero sotto, però che bello, adoro. Se non ricordo male, questo libro dovrebbe parlare di Vassa, una ragazza che vive in una Brooklyn in cui la vita di tutti i giorni si mescola alla magia e vive assieme alla matrigna delle sorellastre. In questo quartiere in cui vive Vassa c'è un commerciante che si diverte a decapitare i ladri, ma anche semplici clienti, e una sera una delle sue sorellastre, se non sbaglio, la manda per una commissione da questo commerciante, quindi rischia potenzialmente di essere decapitata così a caso, però nasconde una marionetta, una bambola di legno, qualcosa del genere, che l'aiuterà in questa missione. Penso sia bene o male questa la trama. Mi incuriosiva tanto perché mi sembra un mix di favole appunto già esistenti, il fatto che abbia la matrigna, le sorellastre, si rifà un po' a Cenerentola, la bambola di legno a Pinocchio, c'è appunto magia, penso che ci sia una sorta di maledizione sul... come si chiama? Sul vicinato, sul quartiere in cui vive appunto Vassa. E appunto dietro c'è scritto che si tratta di un urban fantasy e si dovrebbe rifare a una fiaba russa tipo Valissa the Beautiful, quindi sono veramente molto curiosa di leggerlo. Tra l'altro si tratta di una novel abbastanza corta, sono 300 pagine circa, di Sarah Porter, e come vi anticipavo c'è un foglietto con scritto appunto Vassa in the Night e l'autografo dell'autrice, che tra l'altro è in lilla, che cosa carina. E poi c'è anche una cartolina veramente molto molto carina, sempre del libro, con qualche citazione. C'è anche lei Bardugo, ho finito la vita così. E anche dietro c'è tutta la scritta, c'è un bel disegnino di una ragazza con un cigno, che poi si rifà molto alla copertina appunto del libro. C'è anche qualcos'altro qua, dovrebbe essere il tema di novembre, ovvero Wonderland. Penso che possa piacere a molti di voi perché in tantissimi amate Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi se siete interessati... Il tema del prossimo mese è questo. Questa era quindi la box, non c'è nient'altro se non un simpaticissimo gufo, chiamandosi appunto All Crate. Direi che è super azzeccato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate delle varie cose che sono arrivate, qual è quella che vi è piaciuta di più. Io sono super emozionata per il libro perché appunto lo volevo leggere tantissimo, l'avevo già visto in giro, quindi non ci posso credere che sia arrivato, cioè... Boh, vabbè, fatemi comunque sapere qua sotto che cosa ne pensate e se vi è piaciuto o meno questo video, insomma. Vi ricordo che trovate tutte le informazioni riguardo alla All Crate, i miei vari social e il link al libro se siete curiosi di saperne di più. Magari cercate una trama vera e propria perché io vado per quel che ricordo, insomma. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!